mio desiderio di cercare di capire, di comprendere come possa percepire un sordo, pur non ascoltando con i padiglioni auricolari. Cioè, mi piaceva indagare nel sentire oltre l'udibile. Sono sorda dalla nascita, ma conosco una lingua che molti di voi non comprendono. Quindi siamo pari? No. Io non ascolto le vostre parole e voi non capite i segni delle mie mani. Baudelaire diceva di vino, di poesia o di virtù, purché vi ubriachiate di queste cose. Quindi io diciamo che sono un amante del vino, soprattutto non perché la condizione me lo chiede, ma veramente soprattutto di quello dei Conti Zecca, perché, ripeto, nella stagione estiva io bevo solo sud-est, quindi per me la coniugazione di vino e scrittura e arti è quanto di meglio possa esserci, perché diciamo che sono connubi perfetti, perché entrambi elevano l'anima, lo spirito e anche il cuore. Intanto è il tema dell'amore che redime chi lo prova e naturalmente attraversa come una corrente elettrica tutte quante le figure maschili e femminili. Quindi il fil rouge è l'amore ed il titolo è appunto legato proprio all'amore come sentimento che è contrario alla morte. Il vino è cultura. Ci sono nel corso della storia della letteratura, della musica, ci sono tantissimi componimenti dedicati al vino. Sicuramente sarà così bello e nuovo caricarsi delle emozioni di questo luogo ricco di emozioni che raccontano la nostra tradizione. A me i sordi hanno insegnato che per ascoltare bisogna aprire i padiglioni del cuore, mi hanno insegnato che bisogna empatizzare, entrare in ascolto empatico con le persone con cui si ha un dialogo e per questo bisogna sintonizzarsi sulle stesse frequenze. Quindi mi auguro che chi legga il mio libro, ecco, possa fare suo il messaggio di guardare più negli occhi gli altri, di cercare di capire e di ascoltare oltre quello che si può sentire distrattamente.